Buon Natale a tutti voi e ben ritrovati al Giorno del Signore, puntata speciale quella di oggi che abbiamo iniziato ascoltando uno dei canti più tradizionali del Natale, White Christmas, proposto dal coro dei bambini e dei ragazzi della scuola San Bernardo di Cremona. Il clima, dunque, quello del Natale, ce lo ricorda il nostro studio, addobbato a festa con la scena della Natività, ma quest'anno anche nel contesto della tragedia del terremoto che ha colpito il centro Italia. Iniziamo ascoltando il Vangelo di questo Natale e poi la riflessione affidata al Vescovo di Cremona, Monsignor Antonio Napoglioni. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria, Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo dipose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete. Ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore. Questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che gli amano». Certamente una bella tradizione incontrarsi anche attraverso questi strumenti di comunicazione per augurarsi il più buon Natale possibile. Sono particolarmente lieto perché è la prima volta che lo faccio a Cremona da vescovo. Molti mi chiedono come sarà il suo primo Natale, è il suo primo Natale a Cremona da vescovo. Ma io vorrei che fosse tutto un gran Natale per me e per voi. Non tanto perché questa atmosfera che ci circonda debba durare esternamente, quanto perché abbiamo un tale bisogno di luce che vinca ogni nebbia, ogni buio, ogni notte, ogni disperazione, ogni paura, d'avere a che fare davvero con qualcuno che nasce, con uno che ci viene a far rinascere continuamente. Sappiamo quanto il nostro tempo oggi, specie in Italia, in Europa, è afflitto da una crisi di sterilità, da una paura del futuro che attanaglia, la mancanza di lavoro per i giovani, modelli di vita che sembrano non centrarsi più sulla trasmissione della vita, sulla gratuità, sul dono. Eppure ci sono tante luci nascoste. In questi mesi ne ho scoperte tante, a Cremona, nel territorio della diocesi, nell'operosità nascosta, nella vitalità delle comunità, nel desiderio di bene e nell'impegno di solidarietà. Dunque la luce è più forte delle tenebre, perché è Cristo Signore che si incarna nelle nostre storie di vita. Questa certezza di fede alimenta la gioia dei credenti e diventa un'offerta, un dono umile ma convinto all'umanità tutta intera. Per questo il Natale 2016 mi sono permesso di intitolarlo Natale dei perdonati, Natale dei peccatori perdonati, perché il giubileo che abbiamo vissuto ci ha tuffato dentro il grande dono della misericordia di Dio, che non si archivia, anzi, che fa da volano per un ulteriore slancio di speranza. Papa Francesco ci ha lasciato all'indomani del giubileo la lettera Misericordia et Misera, e sì, proprio quella donna adultera portata davanti a Gesù per essere lapidata e invece fasciata di quel silenzio di tenerezza e di misericordia di Dio in Gesù che disarma i suoi accusatori,
può essere l'icona di chi vive davvero il Natale, di chi stava morendo a causa dei suoi errori e della violenza della comunità e invece rinasce perché Dio si è fatto piccolo, umile e mostra così l'onnipotenza del perdono. Perdoniamoci, ecco, non solo facciamoci regali, ma perdoniamoci tanto di più gli uni gli altri. Ve lo auguro di tutto cuore, per parte mia, con la comunità cristiana, ci impegneremo perché questo sia lo stile che ci caratterizzi nel futuro che Dio ci dona. Un gran buon Natale di cuore a tutti. Proprio il Vescovo Napoleoni, in prossimità del Natale, ha formulato la sua prima lettera pastorale, dal titolo Da un inizio a un nuovo inizio. Il tema è quello della catechesi. La diocesi di Cremona da una decina d'anni ha adottato i cammini di iniziazione cristiana secondo il modello catecumenale, che ora con le indicazioni del Vescovo ritrovano un nuovo slancio. Vediamo come. La diocesi di Cremona ha avviato da più di 10 anni la riforma dei cammini di iniziazione cristiana, accogliendo le indicazioni offerte dalla Chiesa italiana. Il magistero del Vescovo emerito Dante Lafranconi ha ritmato questo rinnovamento di mentalità, prima ancora che di metodo, precisando di volta in volta aspetti decisivi dei percorsi diocesani. Il Vescovo Antonio, nella solennità dell'Immacolata lo scorso 8 dicembre, ha rilanciato l'impegno assunto in diocesi. Da un inizio a un nuovo inizio. Questa frase l'ho scelta anche come titolo della mia prima lettera pastorale alle nostre comunità che oggi abbiamo reso pubblica, con semplicità, per sostenere gli sforzi generosi che da tanto tempo, da sempre, specie in questi ultimi anni, la nostra Chiesa fa per introdurre i ragazzi, le nuove generazioni, alla gioia della fede. Ma perché questo lo facciamo più uniti e perciò più credibili, per vivere con entusiasmo la conversione missionaria a cui siamo chiamati. Da un inizio ad un nuovo inizio, si intitola così la prima lettera pastorale che il nostro Vescovo, in occasione del Natale, invia. Lui lo dice nella premessa, principalmente ai presbiteri, ma poi a tutte le comunità cristiane della diocesi. E è una lettera che si incentra particolarmente sulla realtà dei cammini di iniziazione cristiana, quei cammini che la nostra diocesi circa 10 anni fa aveva introdotto e che il Vescovo, subito nel primo punto della sua lettera, titolato proprio sulla stessa linea, riconferma come scelta diocesana, quindi per tutte le comunità cristiane. Un cammino che il Vescovo guarda con favore, quello iniziato a suo tempo dal suo predecessore, dove viene ribadita la centralità della famiglia e soprattutto la utilità di abbracciare un unico progetto che tutte le comunità cristiane sono chiamate a condividere. Il Vescovo brevemente richiama le idee madri di questo nuovo cammino: la Chiesa come grembo che deve iniziare alla fede, la famiglia come realtà educativa che deve essere coinvolta e deve diventare protagonista, il ruolo del gruppo, lo stile catecumenale che prevede un cammino fatto di tappe e di obiettivi da raggiungere, ma soprattutto la raccomandazione in questa prima parte che il Vescovo fa di una Chiesa che deve incontrare, accompagnare, guardare in viso le persone e non tanto trincerarsi dietro delle idee o dei concetti da mettere sulle spalle delle persone. Il secondo punto, nella complessità, intitolato il Vescovo dà uno sguardo ad una realtà cambiata, non solo a livello civile, a livello territoriale, ma anche a livello ecclesiale. Richiama l'utilità delle unità pastorali che dovranno sempre di più essere i luoghi dove questi cammini di iniziazione cristiana vengono introdotti e accompagnati. Poi parla degli obiettivi e dei mezzi, dicendo che ogni parrocchia o ogni unità pastorale è chiamata a darsi un suo progetto educativo. Nella terza parte della sua lettera pastorale, il Vescovo propone quindi alcune piste concrete su cui mettersi al lavoro. In primo luogo, uno sguardo alla vita delle comunità parrocchiali, chiamate a lasciarsi interpellare ancora dal Vangelo, comunità adulte che si interroghino sul proprio stile,
capaci di coinvolgere e di creare una rete di relazioni. Abbandonando ogni autosufficienza, il ripensamento del territorio, delle parrocchie e delle unità pastorali procederà accanto al rinnovamento della iniziazione cristiana. L'attenzione alle dinamiche vissute in famiglia, il gioco di squadra tra sacerdoti e catechisti con cui condividere una solida vita spirituale, l'essenzialità di un annuncio della fede per chi vi ritorna dopo un tempo di lontananza, sono state riproposte dal Vescovo con passione. Anche la capacità di attrattiva nella proposta pastorale agli adulti, in uno stile di cordiale gradualità che esalti la bellezza della meta più che la preoccupazione dei risultati immediati, è stata indicata alla sapienza degli accompagnatori. Da ultimo il Vescovo richiama la convinta scelta di non terminare i percorsi dell'iniziazione cristiana con la celebrazione dei sacramenti, dando credito alla fantasia di Dio nella vita di ogni ragazzo o adolescente, perché l'avventura del diventare cristiani possa essere sempre un nuovo inizio. I giorni del Natale sono per eccellenza quelli che si passano con i propri cari, ma non è così però per tutti. Ecco come si vivono queste festività nelle strutture di accoglienza della nostra città. Natale nelle nostre strutture non è dappertutto uguale. In modo particolare qui alla casa d'accoglienza c'è molta varietà nelle presenze delle persone, per cui anche per noi il Natale non è tanto fatto qui in casa se non per chi rimane qui, il sottolineare con il mangiare insieme, con lo stare insieme con degli operatori, con dei volontari questo momento, delle persone che ci vengono a trovare. E per tanti altri è l'occasione invece di continuare dei rapporti creati durante il tempo con delle parrocchie, con delle realtà dove il discorso di fede viene vissuto anche quotidianamente, se non settimana per settimana. In modo particolare quest'anno per tre dei nostri ospiti, If che viene dal Camerun, H e Yannick che vengono dalla Costa d'Avorio, è il primo Natale qui da noi. Perché prima di essere qui hanno vissuto il Natale o nella loro patria o durante il viaggio che li ha portati fino a noi. È il mio secondo Natale che io ho fatto qua in Italia. Il primo Natale l'ho fatto in mare. Quando siamo arrivati, il persone che noi sono salvati ci ha detto noi dobbiamo dire buon Natale, che per me io pensavo che è, vuol dire benvenuto in Italia. Je dirais comme ça que ici c'est ma première année. È il mio primo anno che ho occasione di trascorrere le festività natalizie qua in Italia, un paese cristiano, il cuore della Chiesa cristiana. A differenza del mio paese, il Camerun, qui in Italia è molto bello perché si respira l'atmosfera natalizia già da molti giorni prima del 24 e 25 dicembre. La nostra in Natale ma in Libia no, perché in Libia tutti sono musulmani, non c'è cristiani. E in Italia la Natale è ben qui. Di festi di Natale da mio paese. Alle notte di 24 tutti vanno in chiesa a pregare. Dopo di pregare canta, fa una festa, tutti dormono in chiesa e al mattino tutti vanno in casa per fare la dolce e puri, mettere tutti i nuovi vestiti per andare dopo, ancora in chiesa, fatto la messa. Dopo la messa c'è una grande festa in chiesa che si mangi, danzi e canta, ma le famiglie che hanno di soldi fanno la loro festa in casa e chiamano le persone di venire a mangiare con loro amici per essere cristiani o musulmani, ma da noi non fa niente. Qua in casa dell'accoglienza io sono molto contenta per celebrare questa festa con i migranti, perché Dio è venuto per la povera,
Dio piace tanto i poveri. Io sono con loro. Quello che io devo fare, faccio con il mio cuore. Sinceramente, volevo fare, dare il mio amore con una mamma, o con una sorella, una con una zia, come loro sentono, perché loro chiamano me così. In India, solo questa festa celebriamo. Tutta la Hindu, musulmana, Sikh, non c'è una differenza. Questo locale che vedete è il locale delle cucine benefiche, gestito dalla San Vincenzo, cucine benefiche che si trovano all'interno della Casa dell'Accoglienza per volontà del Vescovo Assi. Le persone che vengono durante la settimana si troveranno qua anche il giorno di Natale, anche la sera di Natale, perché durante il periodo invernale apriamo anche alla sera, e è possibile rendere questo servizio perché abbiamo un gruppo di volontari veramente fedeli e generosi che per servire queste persone, per stare con loro, intrattenerle anche, non soltanto servire il piatto, sono disponibili a venire sia al pranzo di Natale sia alla cena di Natale. I nostri ospiti, diciamo che al 50% sono italiani, 50% non sono italiani. Sono persone che ormai conosciamo da tanto tempo, sono persone che veramente si trovano in situazioni di grande precarietà, per cui hanno la fortuna, diciamo, di avere un luogo dove poter ristorarsi, dove poter pranzare, ma soprattutto poter stare al caldo almeno per quell'oretta intanto che mangiano, per non farli sentire soli in un momento come questo, che è importante. È chiaro che non tutti sono cristiani, molti sono musulmani, altri appartengono a altre religioni, ma questo poco conta, perché il rispetto c'è nei confronti di tutti, e tutti dobbiamo dire che sono molto rispettosi nei confronti anche delle nostre, della nostra fede che pratichiamo. Noi ringraziamo tutti i cremonesi che sostengono le cucine benefiche, perché senza il loro aiuto effettivamente noi saremmo nei guai. Grazie a tutti e auguri a tutti. Ma a vivere un Natale diverso quest'anno sono anche le popolazioni del centro Italia, che hanno subito il terremoto. Tanto dolore, ma anche segni di speranza e di rinascita, come con il gemellaggio tra la Chiesa cremonese e l'arcidiocesi di Camerino San Severino Marche, terra d'origine del Vescovo Napoglioni. Una solidarietà fatta di vicinanza e di aiuti concreti, rispondendo proprio alle necessità spicciole della vita. È quanto Caritas cremonese sta facendo in quei luoghi. Vediamo che cosa. La situazione è abbastanza drammatica, naturalmente prima di tutto per le famiglie, tante di esse hanno la casa inagibile e si sono dovute rifugiare in varie parti, e poi anche per le nostre parrocchie. Qui in città sono 5 parrocchie, tutte le chiese sono chiuse e nello stesso tempo anche i locali parrocchiali. Le 5 parrocchie di San Severino, tutte lesionate, insistono tutte su questa tensostruttura che è stata voluta dalla Chiesa cremonese come simbolo concreto del gemellaggio tra la Caritas diocesana di Cremona e la Caritas diocesana di Camerino e San Severino Marche. Questa ci serve proprio per le celebrazioni liturgiche comuni, e poi anche come catechismo, come luogo di riunione, di incontro per le persone, per i gruppi, per le associazioni, i movimenti. La struttura è costata complessivamente 40.000 euro, che sono stati per lo più finanziati dalla Chiesa cremonese, ma anche da partner locali, soprattutto da amministrazioni. Un'altra struttura gemella anche a Camerino. L'inaugurazione di entrambe le strutture è avvenuta lo scorso 10 dicembre, alla presenza del Vescovo Antonio Napoglioni. Insieme con lui anche il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, con alcuni collaboratori, e il primo cittadino di Corte de' Frati, Rosolino Azzali, in rappresentanza dell'Unione dei Comuni Oglio Ciria.
Presente anche Don Antonio Pezzetti. La Caritas cremonese, infatti, ha installato le due strutture grazie anche al sostegno economico del sistema Cremona. La visita della delegazione cremonese è stata occasione anche per incontrare il rettore dell'Università di Camerino, simbolo di questo territorio. Non è mancato infine l'incontro con gli amministratori locali e la popolazione del luogo, che quotidianamente può contare sul sostegno morale e materiale della Chiesa cremonese grazie a un vero e proprio gemellaggio. Questo è il camper Caritas mobile nel quale vivo dal 14 di novembre. La Caritas diocesana di Cremona si è gemellata con la Caritas diocesana di Camerino San Severino Marche. Questa è la parrocchia di Monsignor Luigi Verolini. Don Luigi ha messo a disposizione una sorta di bunker, il suo teatro parrocchiale, che è sicuro, e in un primo momento ci hanno dormito anche 70-80 persone. Adesso noi stiamo andando ad incontrare delle persone nella loro casa, perché parlando le persone riescono innanzitutto a ridimensionare quelli che sono le loro paure e poi riescano lucidamente a prendere consapevolezza delle loro potenzialità. Questa è la casa. Questa è la casa che ha subito già danni il 24 agosto. Poi logicamente con la scossa successiva del 30 ottobre è venuta giù quasi completamente. E le tue figlie dove sono adesso? Le mie figlie sono a pranzare in quanto purtroppo per il terremoto vanno a scuola in pomeriggio. È pesante, vero, per i bambini fare il turno pomeridiano? Ma è pesante, comunque di necessità virtù. Io sono un ottimista, quindi penso che anche loro capiscono che comunque è una situazione che devono affrontare con tranquillità, vivendo serenamente questa situazione che comunque ci ha strappato il cuore, la terra, le case. Voi... penso che a nome di tutti vi porto un abbraccio enorme a tutta la solidarietà e l'aiuto che ci date. Grazie. Prego, grazie a voi. È permesso? Allora, è permesso? Come va? Questa grande casa. Due cuori e una capanna. Una capanna, eh? Allora, la casa è inagibile, il capannone dell'animale è inagibile e noi abbiamo provveduto con i nostri piccoli risparmi. Ve lo siete comprato da solo? Sì, da soli, perché vogliamo sta qui. Anche perché ci sono in giro tanti sciacalli, tanti ladri, vero? Lupi, c'è un po' di tutto. Guarda che t'ho portato, visto che tra un po' è Natale. Il bambino nasce anche qui, Tu che mi fai commuovere anche a me. Per oggi abbiamo finito, questa è stata la nostra ultima visita. In definitiva quello che posso dire è che i muratori ricostruiranno le case e la Caritas invece aiuterà a ricostruire le persone e le comunità. E siamo ormai giunti in conclusione del nostro appuntamento. Ci lasciamo con un altro brano natalizio, We Wish You a Merry Christmas, ancora eseguito dal coro della scuola San Bernardo di Cremona. Con questo canto noi tutti del giorno del Signore vi vogliamo augurare davvero un santo Natale e un felice anno nuovo.